Hola, signori spettatori, bentornati a questa blind run, ma già lo sapete perché se siete a questo episodio vuol dire che ci avete già visto, a meno che non siate dei completi imbecilli che hanno messo un episodio alla cazzo così. Bravo. Grazie. Mi è appena passato il pad e sti tizi sono ovunque, stanno cominciando a darmi E fastidio. rush incredibilmente e vale uccidere tutti in un colpo. Sì, no, ammazza i tizi, non fregartene di questo qua, ammazza loro perché si trasformano. Certo, lui ha questa. Se ne frega, vai, vai, vai. Pericolo scampo. Questa è la nostra banca. Tipo la No, è la no, nostra. guarda. Noi da qui iniziamo. Noi veramente da qui iniziamo. Questa è la nostra bara. Anello dell'Estus. Quello che ci fa recuperare di più l'Estus sarà. Però più l'Estus ce n'è. Ma per cosa ci dice? Sopra. Eccolo qui. Tac. E sì, è lui, soltanto con il cristallo. Anello di schegge di un grigio cristallino, naturalmente. Giustamente. Aumenta i PR ripristinati dell'Estus Cinereo. La regina di Lothric lo ricevette in dono e lo fece custodire nel cimitero delle tombe dimenticate. Sicché una fiamma sopita lo potesse un giorno trovare e utilizzare. Metagame all'infinito. Ah, ecco, poi ti ricordi che appunto la regina di Lothric era quella lì che aveva avuto più figli e quando era nata l'ultima se n'era. Era scomparsa, se n'era andata via all'improvviso. Sì, sa qualcosa. No! Okay. Non possiamo tornare indietro. Come non potete tornare indietro? Guarda! Perché siamo adesso alla zona principale dove. Sotto il falò o niente. Ah, ma state registrando qui, ragazzi. No, cioè, sì, non si sì, prenderà male, ma qua c'è. Sì, è uguale. Roba. Sembra che proprio c'è sia. La campana! Sembra che sia una cosa fatta apposta. Cioè, abbiamo trovato l'anello dell'Estus Cinereo. Dice che la regina di Lothric l'aveva lasciato custodito nel cimitero. Beh, affinché uguale, non sono una fiamma sopita lo trovasse, lo potesse utilizzare. È tutto così strano. È tutto uguale ma diverso. Oppure i nemici sono diversi. Quelli la sono sempre. I guardiani del dritt. Questi loro non mi sono posti. Aia! Però sono questi sono un po' scarsi. Aumenta il titano di grande. Adesso che cazzo ci sta? Dove c'è la Dove lucertola? Sta la lucertola? Un drago! No. Due lucertole ci sta! No, io mi impicco. Sette lucertole. Ci sta l'unico demone della titanite di tutto Immagini, il gioco. Guarda, se c'è. Citazione no, il demone della titanite adesso secondo me. Sembra. Adesso secondo me è diventato un boss, vedi che ti dico. E sarà lì. Proprio lì. Per simboleggiare il fatto che noi siamo delle latrine. Tanti da perché ci sono due cani. Mentre non avevo visto il secondo cane. Non puoi morirmi contro il cane perché è stato morto. Soprattutto non puoi non curarmi. Dove curerei anche di nuovo. Dopo il cane. Il cane è un po' più. Volevi avere un po' il brivido. Esatto. Eh sì, qua era dove stava il messaggio, torna indietro. Guarda quanto sembra blu l'acqua a confronto. Ma è la stessa zona cambiata o è una zona fotocopia? No, è la stessa zona cambiata, c'è qualcosa no, che. No, ma mi sa di fotocopia! Secondo me mi sa di fotocopia. Perché c'erano i drop che avevamo già preso. No, sono diversi i drop. Cioè, sono due. Sì, però. Sono due per davvero, ne sono tre. Ma se ne aggrassi uno con l'arco e basta? Speriamo che non le triggeri tutte e due. Ah no, scusa. Però comunque non dovresti affrontarlo qua, è rischioso, dovresti portarlo. Sì, ma. Ecco qua tanto l'ho già abitato una volta. Ah vieni di qua. Non fuggire sì, però sì. Così tanto. No, non ti sei. Dovrebbe stare là sopra. No. Ciao. Ma non ti abbiamo levato. Sperarne un po'. Oddio. No. We are screwed? Un po'. Sì.
No, per sua fortuna la Lucrezia non lo segue più. No, no, lo sì, segue, ma no, ci vuole non lo tempo. No, 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 l'altro... Non ti segue, quella, lo quella devi forzare. Ah. Ehi. Ok. Meno male. Comunque sta nel limite di armi. Aia. Aia, quello non è... È forte. Altro che no. Forse più a danni però che a vita. Di vita secondo me non ne ha molto. Perché noi facciamo l'arma è molto bella. Vai. Prego il riposo. Era sempre la scaglia di 2 e va bene così. E quindi anche l'altra. Se un'altra ne da 2 possiamo quasi ripotenziare quell'altra. Eh sì, perché ne abbiamo già trovate altre 2. Non ne avevamo una. Quindi saremo a 7. Mamma mia, sarebbe un sogno erotico. Cosa? Ma ti immagini se come boss fight ci sta Gundyr non vuoto? Ma certo, cioè il vero Gundyr, il giudice. È vero, perché quell'armatura è una fortissima, tipo che ci apre il culo in una maniera tremenda. Vedi che siamo vittime di una truffa. Abbiamo preparato una versione fotocopia. Vediamo meglio qua vera. Se c'è qualcosa. Ma che truffa, tutta sta cosa è intrigantissima. Però è bella la sua ipotesi, perché come dire, questo è come se magari fosse una sorta di prototipo di qualcosa che hanno costruito sopra per farci seguire un destino. Esatto. E sarebbe come al solito. O anzi, come diverso. Per dire, questo appunto è un posto, cioè, capisci, dove c'è questo, stato precedentemente qualcuno che ha fatto il nostro percorso. Se questo fosse il vero posto invece il nostro Firelink Shrine fosse il falso e perciò noi ci teletrasportiamo da lì a Lothric. Aiuto. Perché questo è collegato, quello no. Là c'è il Firelink Shrine, ma non te lo fanno vedere. Secondo me se ci arriviamo è la fine. Ma c'è il falò? Figlia. Figlia di il cristallo. Una... Dopo questo. Attendo che ci stanno anche. Ah, tieni lo stock. No, tieni lo stock di rotto lì. No, 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 no. Proprio di cristallo. Sono vicino a lei. Oh, magari è buttata di sotto. È buttata? Sì, come dei ligacchi, però vabbè. Ah, fa che così. C'è uno di sì, quelli sì, che c'era lì. Infatti, l'avevo detto mentre combattivo. Ma il drop bisogna ricaricare. Devo ricaricare. C'è un po' forti nemici. Che faccio, ricarico? Sì. Abbandono la partita e fai continua. Xiluk, Xiluk. Sono duri momenti. Sven. Sono momenti incredibili. Come fai a non svenire quando vedi queste cose? In realtà svengo. Bravo. Il mio segreto è che sono sempre svenuto. Tra parentesi. Chi è? No, più che altro. Non avevi azzerato. Sì. Vabbè, quanto possono essere? 10 minuti. Sì, all'incirca. Considera più 10, dai. Detto questo, però, ma il cielo nero mi intriga tantissimo, perché potevo volevi fare un sacco di cose. Parte Dark Lord. Cioè, dico appunto, qua normalmente, guarda, l'oscurità più totale. E il drop non c'è. Curati. No, non c'è neanche il falò. Quanto è bella l'oscurità. Ma allora è suscitato o non so? No, no, no. Non è stato un po' eccessivo. Delle fiamme, però, lì. Delle sì. fiamme? Quelle che lì stanno di fronte sta, a dove sta giù. Uno ci di stava a sulla lapide che là ci sarà un... no, non dietro. Sopra sotto. Ma dietro meglio, così non devi fare non il salto preciso. Io so quello sì, c'è sto tizio. Vabbè, in generale no, c'è anche un altro. Si può dormire addormentatino, però sono più resistenti. Questo è quello che faccio. Munizione nascosta. Vabbè. Giustamente nascosta. Perché trovarla? Perché trovarla? No, è un inizio, Un balestiere e un lanciere esattamente come quelli che stanno in quello dove sono. No, sì, no, dai, balestiere. Non posso essere per forza una missione diversa di Yu. Con un doppio serpente Ma c'era un segno evocazione.
Proprio sfizio, vedi chi è. Ma poi... prima si ammazza la gente. Vabbè, vedi, non è che deve evocarlo, secondo me sarà una cosa di opzionale. Non penso sia un NPC. Qua è un'altra area che sembra opzionale. Chi è? E chi è? Il maestro spadaccino. Ah, sì. LOL. Che pure lui stava in questa zona, in realtà. Infatti sì. Perché altro c'è la zona di prima. Ah, yeah. Quella più profonda, dove ci sono le troppe prima. Poi ma è possibile che... Lo so che è strano da dire, ma è possibile che questo sia il New Game Plus? No, no, no. Guarda, però questi tizi danno una grande anima di Cavaliere Abbandonato. Quello si alzerà. Cadavere che è caduto. Ah, vabbè. Non erano due quante? Sì. Sì. Ma non tutto è uguale. Non è tutto oro quel che luce. Non è tutto me, tutto il che meme. Non è tutta merda quel che puzza. Questo spadaccino stava sia di fronte a Vort sia che qui. Qua. Ecco Vort. E la tomba sempre lì. Ma non ha la spada in petto? No. Mamma mia, questo si alza e ci fa un culo. Ma la tomba mi sembra leggermente meno scoperchiata. Le danno. Vedi un momento. Che dico le danno. È già diversa la tomba. No, no, la tomba è scoperchiata. Scoperchiata è scoperchiata. C'è qualcosa di... No, è, forse... è luce, mi sa. Cosa? No, il punto luce è qui. Vabbè, un cazzo. Riflesso, riflesso. Vabbè. Un cazzo luminoso. Devo andare io. È il boss. E sì, guardati un momento intorno, non andare subito avanti, magari non lo so. Evoca lo spadaccino. Non lo so, io non lo evocherei perché lo rende fermo. Più tosso, sì. Ma guardati intorno, non è che non lo so. Cosa speri di trovare? Non lo so, qualcosa, magari qualche cosa di lore. Sono io un folle. Però non era effettivamente così tanto. E poi l'albero enorme. Ma non c'era tutta quella costruzione vicino? Allora, ci sono tutte le rovine, poi ma c'è il castello. Ma a vedersi il cielo. Oh. Sì. Ma è un drop. Dove? Ma è qui. Ah, sì. Ma tu guarda. Angoli nascosti. La alabarda del cavaliere che nero. Qua? Che ci fa qua? Perché no? Cioè, godo che ci sia, perché sta qua? No, ma il cavaliere nero finalmente. Cazzo. Falcione dei cavalieri neri che vagano per il mondo, usato nella lotta contro i demoni del caos. L'attacco speciale di questo falcione sbilancia pesantemente il nemico. I cavalieri dovettero infatti affrontare nemici di dimensioni enormi. Spazzata rotante. Ah. Forza blu, siamo tutti contenti. Fate molto male. No, la prima volta lo distruggiamo. Questo è il campione. Mi sa che lui è un altro. Cioè, è noi. Era campione di qualche cosa. Quel che ci arriva. No! Che figata, pure le mosse diverse. Chissà se si può perdere. Quello è un altro rilascio. Secondo me andrà in seconda fase. Era adesso la vita. Cosa è il tipo che spezza la lancia e fa bastone lascia? Aia! Aia! Faccia mia! Vuoi arrivare di nuovo fino a lì? Vabbè, non c'è niente in mezzo a lasciare. Sì. No, se no perdi tutte le no, ma alla fine ci sono le due danzatrici minori, ma oltre a quella non c'è niente. Si può correre. No, si deve correre. Sono d'accordo. Dopo iniziamo a notare che qui non c'è Oscar. Fuggi, no, infatti. Pato, patone. Dobbiamo mettere immagini di Pato da qualche parte. Dobbiamo far capire al nostro quando pubblico ci, chi quando sia ci Pato. Sta... E non il cacciatore. Ci sarà esatto. Un maledetto boss canide?
Lì ti dice, quando si carica YouTube, ti dice la miniatura personalizzata, metti una bella foto del fatto. YouTube? Io nel dubbio... No, mi braccia l'abbraccio. Ma secondo me puoi fare la prima fase tranquillo e poi ti do la braccia. Magari, sì, muovo fluggere in le anime a sinistra. Aia! Aia, è incredibile quella data. 20 su 42 anni sono... Sono un livello, insomma. Secondo me io starti... No, starti sempre vicino, però è una parte dove stava qua. Che faccio fa? Trovare aperture per colpirlo. Sembra quasi che ha la stamina infinita. Lui continua sempre ad attaccare. Mi ricorda un po' Manus. Però Manus è un po' più violento e aveva un sacco di range. Manus. Ma anche lui con quella labardone non ci scherzi. Il problema è che è anche bravo. Stronzo perché. Farò il cosplay di Wundir, lo giuro. Io mi faccio una build per il PvP dove mi metto full con 7 armati di scudo. Faccio proprio il cosplay, è troppo figo. E mi sa che adesso quando batteremo, adesso c'è lo Splock. Sì, dai. Adesso sì. Ci deve dare. L'anima ci darà l'anima sua. Ah, giusto, che all'epoca non l'abbiamo avuto. No, perché lui era vuoto lì. Giusto. E qui è la sua vera cosa. E si vede, ragazzi. The power of carne. Chiamato. Grazie. Sì, era solo lo Splock. I danni che sono applicati da questo giro. Sì. Non è possibile. Io posso tranquillamente utilizzare un osso per creare Mamma mia!
alle mani. E anche nei piedi. Quello è un calcio del piede. È proprio il relentless, direbbero in americano. Ma non vero, si può ferriare qua. Volte e poi passo, però no, no dai, avevamo detto 5 adesso che i boss sono più degni di no. Anche benedizione, dici? Benedizione cura. No, no, vai, vai, ne abbiamo pure trovati parecchi. Ah, giusto, che adesso li avevamo in deposito. Come, giusto, questa cosa di Bloodborne mi ascolto, mi ascolto che è una cosa di Bloodborne, no? Utile. Molto utile. Infatti dopo dobbiamo vedere quante ne abbiamo in deposito. Dovrebbe essere molto utile come un'opzione. Penso forse al massimo anche 4. Io penso di meno. Devo controllare, ma poi non per adesso. Sì. Credo che il mio detto ci sia. Una delle aree più interessanti per quanto differenze siano grandi a paragone è questa. Questo è un bel inganno. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Non è neanche un inganno. La verità è che non eravamo dei pascini. Una realtà che dice noi stiamo da un'altra parte. Yeah. Appunto, cioè la parte uguale a questo che siamo noi. No, ci deve essere come cosa qui c'è. Cioè, c'è un'illusione che è stata creata. Difficile, ma ti ha beccato in quelle due combo purtroppo, sì. E ti appare proprio gli escrementi. Do you feel like a caca? Quindi questo è il quinto tentativo e poi passa a Kengo. Sì. Go go power Kengo. Io veramente non ho capito come... Estremamente forte, sembra non avere quasi uno spiraglio, soprattutto nella seconda fase. Non puoi tu tornare. Però sei bravo nei perri. Sì. No, sì. Quello la perriarlo. Nella prima vai parte lo puoi punire tantissimo, nella seconda meno, ma poi si può...
Da quelle parti, guarda se faccio un modo schifo prima. Ma porca puttana, perché in quella fase non lo so, si può colpire, si può colpire, andate a fare con una tomba chiusa una parte. In realtà io mangio, si può prevedere il giro che fa, però perfetto, che non sai come si dice, insomma, il wake up, quello che tu sai quando butti una a terra in PvP, non gli dovresti dare l'opportunità di poter schivare, cioè lui l'ha fatto proprio perfetto, non poteva schivarlo quel colpo finale. Questo è un bel boss difficile. Adesso vediamo come se la cava King con una latrina. E ma veramente ti faccio questo spoiler. Ma secondo me veramente l'unica maniera per avere poi vantaggio su questo boss è il parry, perché non c'è nient'altro secondo me può funzionare. Però il problema è che questo, cioè, di parry, cioè, io ci posso provare ma spreco ancora di più le mie opportunità. Fare un errore di parry con questo è... vuol dire morire, soprattutto nella seconda fase. Cioè, secondo me uno deve provare i parry se ha tantissima difesa che magari, sai, riesce a resistere. È molto abile e soprattutto c'è un'arma che fa un critico di questo. E noi al critico siamo al classico. Noi abbiamo un critico almeno. È lì la.
bastardo. Stavo facendo io, mi pare. Sì. Vabbè. Campione di sto cazzo, va. Vabbè, non aveva chance, tu sei proprio. Ci ha dato 100.000 anni. Imperiato, ci ha dato 80.000 anni. 60.000 più o meno. Ah, giusto, andavamo qua. Ti ho giunto. Danno tutti 60.000 anni. Mamma mia, torna a casa, va. No, andiamo avanti, voglio sapere il segreto di questo posto. E la sua Spenza, fammi recuperare, mamma mia. Davanti si siamo a 40 minuti. Potremmo chiudere anche qua, ce lo tiriamo il prossimo. Dai. Tipo livelliamo, va bene così. Beh. Così aveva l'azione all'inizio. Così quelli da casa muoiono di suspense, per noi invece lo scopriamo subito. L'anima di Wunder. Ok. No, beh, no, pensavo non ci fosse più lei. Era un problema. Se non c'era più lei. Soprattutto gli stava davanti. Io mi perdo le cose. Anima del campione Gundyr. Una. Il campione. Una tempo, un campione arrivò tardi alle feste e trovò ad accoglierlo un santuario senza fuoco e una campana muta. No, aspetta, Ma ho capito! Un campione arrivò tardi alle feste e trovò ad accoglierlo un santuario senza fuoco e una campana muta. Ma lui è il campione che non arrivò mai di quella guardiana, forse. Ma no, ma il campione di quella guardiana, no, secondo me non è lui, secondo me è il samurai. E chi te lo dice? Perché stava là di fianco, quello è il punto, e non sono mai riuscito a unirsi. Ma chi te lo dice? Ma potrebbe anche essere lui. Arrivò tardi un santuario senza fuoco, una campana muta. Ma la campana muta non dipende da Fire Keeper, per questo dico secondo me non è lui. Campana muta, la campana che sta sopra. Vedremo sotto c'era l'anima. Vedremo qualcosa in più dalla descrizione degli oggetti, sì, che dalla sua anima. Ci vediamo, questa frase è super sibillina. Sibillina? Suona bene. Che vuol dire? Non c'è. Ok, conosci. Ah, da che te. Su. Se ne frega di te, lui. Miracolo speciale donato alle dame di compagnia della principessa del sole. Ripristina gradualmente molti punti vita a chi utilizza le persone vicine. Ah, ma questa è l'anima della danzatrice. Miracoli di... proprio visto. Visto? Visto? Fai leggere. Scusa. I miracoli di Guinevere, amata principessa, hanno benedetto moltissimi combattenti. Sì, di famiglia ci sta. Sì. Allora Gundyr dove sta? Sta sotto. Giù. Ecco le due. La sua arma. Cazzo, quello. No, prima la alabarda donata a Gundyr, il campione, all'inizio della sua missione. Questa vecchia alabarda di ferro è perfetta per sfinire i nemici e si dice che non perda mai il filo. Sembra che il campione fosse destinato a servire fino alla fine dei tempi. La carica eroica. Eroica quella carica. Va a vedere perché ci è. Forza. 30 di forza. Non l'abbiamo, ma... No, l'anello. Si prende l'anello. Quello è buono. Mi sembra di Dark Souls 2. Vigore, resistenza e vitalità. Ti dà 5 punti. Io questo lo so. Parte della catena utilizzata per intrappolare Gundyr. Aumenta vigore, tempo e vitalità, ma fa subire danni extra. I prigionieri mettono tutto in gioco per una semplice credenza. Questa tendenza è particolarmente evidente nei più grandi campioni. Prigioniero di che? Intrappolato da chi? Infatti, finito dove? A me non sembra fosse incatenato manco per niente. Questo anello. No, questo, raga, questo vale veramente tutto. Da 5 punti in vigore, tempo e vitalità, e non subisci tanti danni extra. È super, super worth it. Mettitelo mo. E addio l'anello. Sì, quello lì. L'anello delle anime. Abbiamo preso già tantissime anime. L'anello delle anime, serpente, dici? Sì, dai.
Dov'è? Dove abbiamo usato ci fa tutte per queste fin troppo tempo. Abbiamo sopra, avuto sopra. Sempre tantissime anime. Allora, qui. Allora, 5, 5, 5, 5, 5. Bello, potente. Altro che. Ma quante vita abbiamo? Tutte le nostre assistenti sono mostri, salite. Vediamo se vendo l'armatura. Sono scese per l'anello, sono salite per i level up. Perciò alla fine si compensa. È molto buono, è molto forte. Detto questo, vediamo un po' se c'è qualcosa di nuovo. Sì, sarà l'armatura, dai. C'è l'armatura, dai. Dai. Dai, sì. Sì. Parte ce l'ha. Parte dell'armatura di Gundyr il campione. Questo elmo ispirato a quello di un antico re. Gundyr, noto come cavaliere tardivo, sconfitto da un guerriero sconosciuto. Cavaliere, arrivo tardi alla festa. Divenne il ricettacolo di una lama spirale, nella speranza che un giorno la prima fiamma potesse essere vincolata nuovamente. Hai capito? Per la l'ennesima volta che il mindfuck è, siamo noi. Il guerriero sconosciuto siamo noi che l'abbiamo battuto adesso. Siamo tornati indietro nel tempo. Penso di sì, è una di quelle cose oscure e strane di From. Vediamo un po', cambia un po', mi pare la prima parte di questa, no, questa versione incredibilmente antica. Ma aspetta, vabbè, uguale, ma quindi poi la Firelink Shrine è nel futuro? Cioè quella dove siamo noi? Daniele, potrebbe essere nel futuro? Io penso che forse tornati, era nel passato. Siamo tornati comunque in un'altra epoca. Ma il punto è che noi quando andiamo lì, ma la prima volta cambiamo anche spazio-tempo, no, proprio. Beh, niente di particolare. Ma il punto è che penso che Gundyr vuoto sia nel nostro presente, ma Gundyr vivo è nel passato. Nel passato. Infatti. Ma noi ci ma noi lo abbiamo battuto nel passato e perciò nel futuro lo ritroviamo con la lama conficcata. E quindi la mia teoria quel fallo andiamo nel passato. E quindi la mia teoria è veritiera. Noi la utilizziamo la spada del fallo, secondo me, alla fine. Può essere. Magari ce l'ha dal boss finale. Qualche one. Bellissimo. Il cavaliere tardivo. È bellissimo. Ah, mi è tornato il poverino. Non penso. Sì. Oh, quella. No, 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 no. Sembra sempre, no, è mortissimo. Dove è mortissimo, credo. Chissà dove, chissà come. Ah, io sono un ladro, sicuramente non succederà nulla se mi intrufolo da Norlondo. È stato inculato da un cavaliere d'argento con una lancia. Speak freely then. Oh Lord, and me, I pretty no, when the other go out. Questa dobbiamo aspettare la fine del gioco. A te ti stupreremo. Infatti la stupreremo guarda, fine gioco. Guarda, io penso sia particolarmente vuota. Beh, non perché noi siamo pienissimi. Infatti. Vai, risali su e saliamo di livello. Perché ci aumentiamo? Abbiamo 3 livelli, 4 livelli. Peccato, c'è rimasta poca gente con cui parlare ormai. Se non solito arriva nuova gente. Ma tra parentesi è sempre la shrine più ricca di PNG che ci sia mai stata. Che poi abbiamo ucciso Henry per fare il rituale, ma la sua guardia del corpo ora è scomparsa. Forse era un essere vacuo pure lui. Ma, ma secondo me sta in giro da qualche parte se sì, gli se stavamo lo antipatici. Ritrovare. Welcome home, Ashens. Bisogna fare un po' di backtracking, un bel po'. Very well, then take come invece la storia non oscura. Quanti level up si sale? 3. E però ne sapevo 10.000 si avanza il prossimo. 3. Io li butterei tutti quanti in. Allora, o in destrezza. Destrezza sarà ancora in tempra. Perché allora la tempra noi da una parte siamo apparati con gli anelli. Con l'anello. E quindi magari più danni per ora. Le nostre armi sono in tutte tempra. In destrezza fondamentalmente. Neanche la tempra pure ci abbiamo capito. E allora 3 in destrezza. Perché mo arriviamo a 40 in destrezza. Che è il soft mark. Non conviene loro. Vabbè, ma allora mettiamoci a 37, che tanto abbiamo l'anello e ci dà altri 3. Non la metti la 37 per quello che Dio. Vabbè, se prima o poi ci toglieremo anche quell'anello. Sì. Ma saremo degli ultimi, penso. Farewell, Ashen, may the ma mia persona ha trovato una geppa. Il pene. La cosa è ben utile, ma detto questo mi sa che chiudiamo. È il momento di chiudere l'episodio, tu che sei addetto. Incredibile ma vero. Ancora una volta da brivido, ma non è finita. No. C'è altro da vedere, dobbiamo vedere
Secondo me si trova al Ferric Shrine, quello là con la campana muta e senza nessuno. E la chiave della torre funziona anche e là. La guardiana che lo sta aspettando sta ancora lì. O troveremo una guardiana morta. Ah, giusto, ma la giusto, no, la, dove abbiamo trovato il cadavere della... E se incontriamo della, la vecchia della... guardiana, quella che aveva l'anima corrotta dall'abisso? Là io godo. Mamma mia. Detto questo, chiudiamo. Sì, siamo proprio... Siamo pronti. Yeah. Mamma mia. No, qua se ne fa un ultimo. Sì. Ciao ragazzi, dite alle vostre mamme che le volete bene e ricordatevi.